Nihil sub sole novum, diceva un antico detto. Sotto il sole non accade nulla di nuovo. E infatti, anche oggi, sotto un bel cielo terso e questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché, grazie al tempo, il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. San Siro, con la sua imponente struttura, riflette il blasone delle due squadre della città. Due club di prestigio, uno di fronte all'altro. Quando un amichevole diventa spettacolo. Guarda Fabio, anche se la posta in ballo non è quella delle grandi occasioni, io personalmente non credo che i giocatori sottovaluteranno questa amichevole. La motivazione non è mai un problema quando si affrontano compagini di tale livello. Spero che lo spettacolo si riveli all'altezza dei valori in campo, tanto più che questo è un test ideale per provare qualcosa di diverso a livello tattico e magari per lanciare giovani di talento. Diamo il via alla partita. Palla giocata in verticale. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Maradona prova il filtrante. Da lì può colpire, deve tirare. Ed è in rete! Il Napoli ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Un gol nei primi minuti, forse un po' inatteso da entrambe le parti. Opta per il lancio lungo. Van Basten! Grande parata dell'estremo difensore. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Provano a ripartire da dietro. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Maradona. Zon! Il portiere si oppone. Il portiere la stava combinando grossa. Pallone lungo in verticale. Decidono di giocarla all'indietro. Il Milan. E ce la fanno. Dovranno cercare di rientrare in carreggiata. Beh Fabio, non è auspicabile andare sotto dopo così poco tempo. Il vantaggio è che hai tanto tempo per recuperare. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Gullit. Vuole il lancio filtrante. Il Milan a calcio di punizione.
quasi sicuramente proverà la conclusione a rete. Da specialista dei calci piazzati, qual è ora una grande opportunità? Baresi! Ha provato la conclusione a giro. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Smanaccia, via via il pallone. Avanzare l'azione con il lancio lungo. Scodella in avanti. Cerca, prova a tirare. È un grande riflesso qui. Che salvataggio da parte del portiere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Attenzione al tiro, ha segnato! Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Il Milan prende subito il possesso della sfera. Riesce ad intercettare. Qui può partire il contropiede. È la cosa logica da fare a questo punto della partita, dare un giro di vite in fase di contenimento e limitare i danni. Il Milan a calcio di punizione. Spazza via prontamente. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Scatta verso il pallone. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Il direttore di gara stentola il cartellino giallo. Hanno ottenuto un fallo laterale. Maradona. Si fa largo con grande determinazione. Rijkaard. Recuperano il possesso del pallone. Palla in avanti verso il compagno.
riceve la palla, spazza il più lontano possibile. Prova a lanciare il compagno. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Lungo passaggio in avanti. Spinge sulla fascia destra. C'è il cross. C'è il cross. Un salvataggio molto efficace. Al passo rimbalzo. Infilza il portiere. Segnare lo scadere può essere importante anche e soprattutto psicologicamente. Aveva solo a spingerlo e un gol facile. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Questo gol cambia gli equilibri della partita. Ora l'inerzia della gara è tutta a loro favore. Opportunità di ripartire. Calcio di punizione per il Napoli. Si avvicina l'arbitro, attenzione perché era già ammonito, e infatti ecco il secondo cartellino e poi il rosso. Qui protesta, deve fare attenzione a non esagerare o anche peggiorare la sua situazione. Ora dovranno giocare il resto della gara in 10. Van Basten. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Le occasioni sono state tante, le squadre vanno a riposo con un solo gol di distanza, ma si ha l'impressione che il risultato possa cambiare da un momento all'altro. Una partita quantomeno imprevedibile. Si ricomincia a giocare. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Ottimo il fraseggio. Maradona. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Prova a giocarla in profondità. Posizione irregolare però.
Maradona, oggi ci ha fatto vedere Maradona e colpisce il palo. Può segnare, che botta, ottimo tentativo, non entrava il gol. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità, era difficile battere il portiere da quella distanza. Tiene gli attaccanti molto alti, con un'idea ben chiara in testa. Intendi dire per le ripartenze? Sì Fabio, per quello il loro è un gioco fatto di ribaltamenti rapidi. Vogliono che gli attaccanti siano pronti nella metà campo avversaria per arrivare subito in porta. La gioca in profondità. Non può sbagliare. La mette in avanti. Cercano l'azione veloce. Può segnare da lì. Maradona. Maradona la toglie dalla porta. Sono al costante inseguimento della palla. Non è un... Ecco, bella parata. Salva la sua porta. Non c'è che dire. Il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. L'uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Proveranno a sfruttare la velocità del... Ecco il tiro! La mette in rete! Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. La rete ha davvero spostato l'equilibrio della gara e ora anche il pubblico spinge per vederli chiudere la partita. C'è la palla lunga in avanti. Cerca il secondo palo. Intercetta il passaggio, pericolo. C'è l'opportunità per il contropiede. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Cerca di lanciare il compagno. Cerca lo spunto. Errore qui, pallone sprecato.
gioca una palla lunga. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Mancano solo 10 minuti. Si spinge davanti e passa. Grandissima azione. Può crossare in area. Conclusione. Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Avrebbe potuto chiudere il discorso qualificazione e lui lo sa. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Van Basten non riesce a servire il compagno. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Scodella in avanti. Maradona è in una posizione in cui può far male alla difesa. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Decidono di giocarla all'indietro. Pallone lungo in verticale. L'avversario ha avuto la meglio. Azione fallosa, nessun dubbio. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questa è l'ultima, amico mio. Van Basten. È in ottima posizione. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Ci hanno messo tutto l'impegno possibile, ma alla fine non sono riusciti a portare a casa il risultato. E questo è il calcio. Puoi giocare meglio o peggio, essere il più forte o il più debole,